Siamo ormai alla 13ª edizione del torneo Carnevale di Gallipoli, Coppa Santa Maria di Leuca, ormai entra nel calcio che conta, nei tornei giovanili che conta, una manifestazione cominciata come tutte dal basso, ma adesso è diventata una pietra miliare di quello che è lo sport giovanile nazionale e internazionale. Inter, Juventus, Torino, Sassuolo, Zenit di San Pietroburgo e non solo, tantissime squadre provenienti da tutto il mondo. Siamo qui a Gallipoli per la conferenza dell'inizio, la cerimonia di inaugurazione di questo torneo. Sarà 4 giorni di calcio giovanile dedicato ovviamente alla crescita di questi grandi talenti, di grandi squadre ma anche di scuole calcio locali, e protagonista assoluto sarà lo sport e il Basso Salento, le bellezze di questa regione e di questa zona della Puglia. Sicuramente vedrete in questi giorni in diretta con noi tutte le partite di questo torneo, seguiremo oltre 35 eventi, saremo presenti in quasi tutti i campi per documentare queste partite e per capire magari se ci saranno i talenti del domani. Allora mister, ritorna un po' il Bari qui a questa competizione, ormai sempre più importante, sta assumendo sempre più importanza. Quali sono un po' le aspettative? Come si approccia questo torneo? Ma sicuramente sì, il Bari è stata anche la prima squadra che ha trionfato a questo torneo nel 2002. E siamo molto contenti naturalmente come società, come squadra, come allenatore di far parte di questo torneo, di partecipare a questo torneo, un torneo importante. E diciamo che per la categoria esordienti, ma è da equiparare al torneo di Viareggio, il periodo è anche quello, il torneo di Carnevale, quindi ripeto, un torneo importante dove ci sono tante squadre blasonate di Serie A, di Serie B, ma anche squadre internazionali, quindi straniere, e numerose scuole calcio che diciamo in questi anni si sono fatte valere in questo torneo. Se lei conosce bene il calcio giovanile, conosce bene il calcio in generale, sa cosa significa allenare un ragazzo, sa cosa significa incitarlo, se potessimo dare un paio di consigli, un consiglio in particolare a questi ragazzi che sono tanti, sono tantissimi da tutte le parti del mondo. Sì, parliamo di ragazzi del 2004, quindi sono veramente, stanno iniziando ora a vedere questo tipo di eventi, quindi il consiglio che le ho dato loro è quello di prendere appunto questo torneo come puro divertimento, per socializzare con altri ragazzi della stessa età e di altre scuole, di altri settori giovanili importanti, e naturalmente di dare tutto nel campo. Poi il risultato secondo me nei settori giovanili è secondario, la cosa principale è che questi ragazzi crescano sia dal punto di vista mentale, cioè sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista tecnico, il risultato viene in secondo piano. Grazie mille. Attilio, ormai è un appuntamento fisso, ci troviamo ogni anno sempre col sorriso, un po' di fatica prima ma tanta soddisfazione mentre questo torneo prende vita, quest'anno ancora una volta grandi nomi, grandi squadre, un po' raccontaci quest'anno che è passato dallo scorso all'inizio di questo nuovo torneo. Abbiamo ripreso a marciare con la macchina organizzativa già dopo la finale dello scorso anno e quest'anno abbiamo raggiunto il numero di 28 squadre partecipanti, che per noi è un record, insieme a quello di aver coinvolto 24 comuni che ci ospitano nelle loro strutture sportive per questo evento che ormai è la 13ª edizione, racconta un po' tutto quello che succede nel mondo del calcio giovanile categoria esordienti e che è diventato un punto di riferimento a livello internazionale, ormai possiamo dirlo. Tu sei un imprenditore un po' multisfaccettato, dallo sport al turismo, comunque sempre molto legato al territorio, sicuramente come dicevi tu questo legame con il territorio, con tutti i campi, fanno capire un po' che c'è la volontà di far vedere anche le bellezze di questo territorio del Basso Salento. Sì, diciamo che noi abbiamo sempre abbinato questa visione sportiva anche quella di promozione turistica del territorio, per cui il coinvolgimento è stato naturale. Ci hanno dato una mano negli ultimi anni anche tutti i consigli comunali dei ragazzi promossi dall'Unicef e dalla provincia di Lecce, perché con il loro partenariato siamo ancora più radicati in questi comuni. Loro fanno l'accoglienza prima delle partite, si organizzano anche con delle attività promozionali e informative durante tutto il corso dell'anno, ci seguono e ci danno un grande contributo insieme a tutti quelli che ormai attendono questo trofeo Caroli Hotels di anno in anno. Sport, crescita, formazione, quest'anno tra le parole trofeo e Caroli Hotels vediamo un nuovo logo, quello della Giovane Italia, c'è una partnership in più, c'è un valore in più, c'è un progetto nuovo. Sì, Paolo Ghisoni, che è il giornalista che da anni edita questo almanacco del calcio giovanile Under 19, lo abbiamo un po' scoperto quando alla prima edizione lo abbiamo premiato come giornalista del torneo. Da lì è nato un partenariato che si è evoluto negli anni, perché affiancò a questo almanacco che racconta tutti quelli che sono i progressi tecnici di calciatori giovani di tutte le realtà nazionali,
si è evoluto sia con una trasmissione che lui mette in onda il giovedì seguitissima alle 17.30 sul canale di Sky Sport, e sia anche con questo nuovo progetto che promuove il calcio etico con il Sassuolo Calcio, che è stata la prima società coinvolta e che parteciperà sia a questo torneo nel periodo di carnevale ma anche negli altri previsti nelle categorie giovanissimi, allievi e pulcini, sperimentando un nuovo modo di fare calcio, un calcio che Paolo Ghisoni racconta con normalità e che in fondo è il motivo per cui tanti ragazzi vanno sul campo di calcio a divertirsi. Chi vince questo torneo? Sicuramente la Lazio, perché è la squadra che non c'è più. Grazie. Thank you.